Ci fa piacere parlare del personaggio, perché nella nostra seppur breve e recente avventura, esperienza come autori per il cinema, per le nostre storie siamo sempre partiti dal personaggio, da un'idea, da una suggestione di personaggio. Il personaggio è per noi una situazione. Se prendo il Treccani, che abbiamo già qui, opportunamente aperto alla pagina necessaria, e leggo la definizione di situazione, il Treccani dice che la situazione è lo stato, la condizione relativa a un determinato momento. Il personaggio è quindi uno stato, una condizione relativa a un determinato momento. Il problema è che il momento non passa. Il tempo si è come arrestato. E la sua condizione si è quindi sclerotizzata. Il suo essere rischia la pietrificazione. Noi definiamo, studiamo il suo stato, la sua condizione, possibilmente senza moralismi, senza preconcetti, senza ideologie, per scovare, per riconoscere un bisogno, il bisogno più segreto e inaccessibile, quello nel quale si è incagliata la sua umanità. Creare una storia che lo riguardi è per noi creare la possibilità per il personaggio di realizzare questo bisogno, offrire alla sua umanità la possibilità di disincagliarsi. Come? Fino ad oggi, io e Antonio abbiamo lavorato non deformando o inventando persone e cose, ma costringendo persone e cose che esistono così come esistono a relazioni nuove, inaspettate, imprevedibili. È solo grazie alle nuove relazioni il tempo ricomincia a scorrere, facendosi di nuovo esperienza. La possibilità di fare nuova esperienza permette al personaggio di cambiare stato, di cambiare condizione. È solo nel cambiamento il personaggio realizza il suo bisogno. Ecco, se proviamo ad applicare quanto detto sul personaggio, i due personaggi più importanti della drammaturgia classica, che è la drammaturgia che io e Antonio più frequentiamo, alla quale finora abbiamo, diciamo, lavorato, che abbiamo seguito. Ecco, se applichiamo quanto detto al protagonista e all'antagonista, possiamo dire che il protagonista è il personaggio che ha bisogno del cambiamento più radicale. L'antagonista è il personaggio che non può più cambiare il suo stato, la sua condizione. Il suo essere si è fatto pietra e, come pietra, si scaglia contro il protagonista, proprio per frantumarne la possibilità del cambiamento. Sei d'accordo? No. Quindi? Grazie.